La comunicazione con un linguaggio particolare, che non è quello quotidiano, ma è un linguaggio extra quotidiano. Cioè, cosa vuol dire? Che mentre nel quotidiano io adopero un'energia quotidiana, normale, per parlare, in teatro non posso parlare con la stessa energia del quotidiano, perché altrimenti non esisterebbe più il teatro, altrimenti è come se facessi un colloquio con degli spettatori che vengono a vedere lo spettacolo e non ci sarebbe proprio la magia del teatro. Allora lì devo avere una tecnica per cercare di comunicare. Se riportiamo questo concetto, questo principio anche all'interno della classe, scopriamo che sia nel teatro che all'interno della classe esiste un elemento fondamentale da superare prima di iniziare a comunicare, che è quello del disagio. Perché nel momento in cui io vado a comunicare, io stesso adesso che è 30 anni che faccio teatro, quindi dovrei essere già abituato, tranquillo, no, ho una certa emozione a parlare davanti a voi, perché comunque ho un disagio, perché non sono un computer, non sono una macchina, sono una persona umana, ho delle emozioni e quindi è normale che io abbia emozioni. Poi però cosa succede? Interviene la tecnica. Cioè ho delle tecniche che mi aiutano a superare questo disagio. Quindi questo elemento che noi vorremmo suggerirvi potrebbe aiutarvi anche a aiutare a sua volta i ragazzi o i bambini a superare il momento dell'interrogazione, il momento orale, perché lo scritto va tutto bene, è un momento intimo, il momento in cui una persona ha un rapporto soltanto tra sé e il foglio, e non deve dare nessun tipo di comunicazione a nessuno. Il problema viene quando il ragazzo, il bambino o qualsiasi persona nella vita quotidiana viene chiamato a parlare di fronte agli altri, allora scatta l'emozione. E cosa succede? Cosa succede in quel momento? Che l'emozione fa sì che questa comunicazione va un po' di qua, va un po' di là, insomma, un po' si perde, non è precisa, non è controllata, non è chiara. E se la comunicazione non è chiara, diventa difficile cercare di comunicare quello che io devo dire. Per fare questo io devo cercare anche di provare su me stesso quello che è il disagio di stare davanti agli altri, perché spesso si chiama un ragazzo, un bambino a raccontare, a spiegare una lezione. E succede che magari quel ragazzo ha studiato un'ora, due ore a casa, è preparatissimo, arriva lì davanti all'insegnante, tac, succede che rende meno. Se avesse forse gli strumenti per cercare di superare questo disagio, forse lo aiutiamo anche a far sì che la lezione per lui sia più produttiva, no? Nel momento in cui va a comunicare. Allora, per esempio, una cosa importante è questo: nel momento in cui io vado a comunicare con gli altri, cioè, cosa succede? Questa emozione ognuno ha i suoi modi particolari, no? C'è qualcuno che fa così, per esempio. Ecco, tutti questi segni, per esempio il teatro, sono dei segni che devono avere un significato, perché se no il pubblico non capisce. Se lo faccio nella vita quotidiana non ci faccio caso, no? Io parlo con Marina e sto parlando, ieri sono andato a mangiare una pizza, però visto la pizza non era molto buona, perché e poi le olive erano un po', insomma, e faccio tutti questi movimenti. Nel momento in cui parlo con Marina tutto passa, perché comunque ogni mio segno fa parte di un atteggiamento personale nel momento in cui io vado ad avere una comunicazione personale con Marina. Ma nel momento in cui io espongo una comunicazione, una relazione, cioè faccio una relazione ad un pubblico, oppure sono in teatro e ho la responsabilità di mettere in scena un personaggio, non posso fare tutte queste cose a caso. Perché il pubblico mi dice: perché quel personaggio fa così? Devo dare una motivazione. Ecco perché allora nel teatro c'è una tecnica per cui ogni cosa, ogni piccolo elemento deve essere controllato, deve avere un significato. Quindi si parte da zero per cercare di ricostruire tutto quanto il linguaggio del corpo.
e si parte da zero, si parte dalla posizione neutra. Quindi da un controllo del corpo che è quello di base, lo zero, dove sembra che non si dica niente, in realtà c'è una presenza fisica molto forte. Per un conto è che io venga qui davanti a voi e farò una presentazione. Buonasera, sono Mario Gallo, vengo da Monteromano, piccolo paesino che sta nel Lazio, e sono un attore, faccio teatro, mi occupo di commedia dell'arte, ecco, vedete, faccio tutti questi segni. Ed è un modo, diciamo, personale, quotidiano, che va bene. Un conto è che invece io vengo davanti a voi. Buonasera, mi chiamo Mario Gallo, vengo da Monteromano, è un piccolo paesino che sta nel Lazio, io faccio l'attore e faccio anche commedia dell'arte in questo teatro di Monteromano che si chiama La Rotonda. C'è una comunicazione più precisa, più pulita, si dice in gergo, è più pulita, voi siete meno distratti da i segni che non c'entrano niente con quello che io voglio dire, siete più concentrati su quello che io voglio dire, quindi si crea un'attenzione, quindi si crea una condizione ideale affinché il pubblico possa capire quello che io dico, cioè è il primo filo, la prima relazione che si instaura tra relatore e pubblico. Per fare questo però, cioè per riprodurlo, per riproporlo, bisogna che anche noi lo sperimentiamo su noi stessi. Quindi ecco la piccola pratica che vorrei farvi fare insieme, una piccola cosa apparentemente semplice, ma è molto difficile perché nel momento in cui siamo qui, siamo noi, non abbiamo maschere. Cioè non mettiamo più maschere per cercare di nasconderci dietro una maschera, ma siamo noi, così come siamo. Tempo. E allora l'emozione magari ci fa scattare il mignolino, ci fa fare tutti quei movimenti che non hanno bisogno di essere nel momento in cui andiamo a fare l'emozione. Forse se sperimentiamo su di noi, e io credo fermamente che gli insegnanti, oltre alla parte teorica, debbano anche sperimentare, debbano fare esperienza proprio personale, anche laboratoriale, perché forse così questa esperienza riesce anche ad avvicinarvi di più ai ragazzi e ai bambini, si capiscono di più, no? Quando si capisce il disagio dell'altro, forse si riesce anche ad ascoltare di più e si rischia e si migliorano anche, diciamo, le relazioni con la classe, perché si ha un'attenzione diversa, ecco, non tutto non corre, ma ci si ferma un attimo e si cerca di ascoltare anche quello che succede dall'altra parte, spesso manca questo, no? Però dobbiamo sperimentarlo su di noi. Ora, se c'è qualche volontario che vi dà una mano, bene, così proviamo a fare questo esercizio breve, piccolino, ma significativo, se possibile. Guarda che l'emozione già dilaga. Vedi? Tutti guardavano me in mezzo. Non io impegnato a... Io sono giustificato. Facciamo come se fosse una piccola presentazione. Non l'ho salvata Marina. Niente, Non mi faccio parlare con la voce, ma solo per far capire anche dall'altra parte quanto è importante la presenza fisica, anche quando si entra in classe. Non c'è bisogno di dire troppo, non basta la presenza fisica. In teatro è la stessa cosa. Teatro già è l'azione teatrale è quella preespressiva, questo è un momento preespressivo, cioè quello che viene prima dell'espressione vera e propria, che è la presenza scenica, cioè quel momento in cui bisogna creare l'attenzione finché arrivi questa comunicazione dall'altra parte. Poi, allora per esempio da qui, da questa posizione, allora poi posso iniziare a fare questo. E
e poi a cui unire parola e gesto. Quindi si ricostruisce un linguaggio teatrale che è molto importante poi per la nostra vita quotidiana, perché ci aiuta anche a fare attenzione allo spazio e agli altri. Non so se avete fatto caso, oggi ultimamente ci sono, spesso abbiamo anche persone che viaggiano su un marciapiede, magari siamo due persone, uno da una parte e uno dall'altra, eppure con tutto lo spazio che abbiamo riusciamo anche a scontrarci, non è capitato? C'è proprio questa disattenzione, a parte il cellulare, uno guarda il cellulare, quindi ormai gli altri non esistono più, ma è anche il problema di non percepire lo spazio prima che arrivi l'altro, no? Questa è una cosa grave, vuol dire che siamo distratti, no? Perciò tutto questo lavoro ci aiuta ad essere attenti, attenti alla condizione fisica nostra, psicofisica, ma anche spaziale. Chi mi dà una mano? Perché sennò io non so come andare avanti. Poi non fai così, quelli che non alzano la mano sono volontari. Diamo un bonus. Eccola lì, guarda. Grazie. Bravissima. Grazie. Se mai anche Francesca, sì, ma non abbiate timore. Anch'io sono come voi, sono un po' meno emozionato, però sono emozionato. Se mi date una mano ci aiutiamo a superare questo disagio. Facciamo così, visto che c'è il filo. Lo spostiamo anche di lato il filo. No, è vero. Aspetta, spostiamo.